Aquilanti Roberto, il vichingo di Bagnaia. È probabilmente uno degli artisti più originali di tutta la Tuscia. Siamo andati a trovarlo nel suo accampamento vichingo ai piedi di Montecchio. L'origine della sua famiglia è sicuramente nordica. Roberto ha una grande passione per tutto quello che riguarda la cultura celtica e vichinga. Ma questo non basta a giustificare quello che abbiamo visto e quello che abbiamo da mostrare. C'è una specie di memoria primordiale nei lavori del vichingo di Bagnaia. Forse non è un caso che l'accampamento del moderno vichingo di Bagnaia sia proprio ai piedi di Montecchio, la montagna abitata dalle streghe. Pezzi unici, realizzati con le tecniche primordiali dell'epoca a cui si riferiscono. I materiali vanno dal ferro battuto, ma senza saldature, legname pregiato, corna di pecora, osso di ovino e bovino. I chiodi stessi sono realizzati con le ossa di animali o con dei ferri battuti con dei metodi antichi. Ma non è la tecnica quella che colpisce entrando nella grande sala del vichingo. Grandi troni, stemmi, scudi, asce, battagli di draghi, candelabri, frammenti di vita che in qualche modo tornano nella memoria del vichingo di Bagnaia.